Silenzi, lacrime e commozione. Centinaia di candele di ieri sera hanno illuminato il centro storico di San Lorenzo in Campo per Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni, che a una settimana dall'alluvione risulta ancora disperso. Al corteo hanno partecipato anche lo zio del piccolo, Alessandro Fontana, il vescovo Armando Trasarti, il parroco Don Luca Santini, il primo cittadino Davide Dell'Onti e i sindaci di Fratterosa e Castellone di Suasa. Il paese unito per la fiaccolata della speranza e la veglia di preghiera. Intanto, nei luoghi del disastro continuano incessanti le ricerche anche della 56enne Barbara Q. Elicottero, droni, sommozzatori e cani molecolari, soccorritori stanno mettendo in campo decine di uomini e mezzi per ritrovare i due dispersi. D'altra parte proseguono gli interventi nei diversi comuni del Pesarese e dell'Anconetano. A ieri erano più di 2600 solo quelli eseguiti dalle squadre dei vigili del fuoco per prosciugamenti, alberi abbattuti, rimozione di fango e detriti, 465 i pompieri entrati in azione. In attesa di una più precisa stima dei danni, vanno avanti le indagini dei carabinieri. A renderle più complicate, però, è la scatola nera che non funzionava dallo scorso aprile e nessuno se ne sarebbe accorto. Eppure il sistema di registrazione delle chiamate in entrata e in uscita dal centralino della sala operativa unificata permanente, che fa capo alla protezione civile, avrebbe potuto aiutare gli investigatori a far luce sull'allerta mancata e la gestione dell'emergenza. Il governatore Acquaroli ha chiesto al segretario generale della regione di istituire una commissione tecnica per svolgere un'indagine finalizzata ad accertare la regolarità e l'appropriatezza delle procedure adottate e dei comportamenti assunti da parte delle strutture organizzative della protezione civile regionale, evidenziando eventuali disfunzioni e responsabilità. È un atto necessario, ha detto il presidente, a garanzia di tutti. Oggi il ministro dell'interno Luciana Lamorgese si è recata sui luoghi colpiti dall'alluvione. A Senigallia il sindaco le ha chiesto un intervento immediato per portare sul territorio più ingegneri, tecnici e mezzi specifici, che siano dell'esercito o di altri corpi, per evitare un aggravamento della situazione a causa delle piogge previste per il fine settimana. Il primo cittadino ha anche disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 24 settembre.